Ni Hao Milano, il Teatro Manzoni ospita fino a domenica 7 la terza edizione del Festival della Magia, che ha un sottotitolo Funny Magic. Perché? Perché ogni tanto bisogna cambiare. No, ma sul terzo anno siamo arrivati ad esplorare questa nuova visione della magia, più divertente, più inusuale, più bizzarra, quindi tutti i numeri strani. Abbiamo Norbert Ferré, che è campione del mondo di magia comica, abbiamo Jordan Gomez che manipola i CD, gli è venuta l'ernia al disco, capite? Vabbè. Poi abbiamo Jordan Gomez, abbiamo detto, abbiamo i Disguido che raccontano la storia del cinema con la chapeaugraphie, una tecnica antica che usava addirittura il 1600 Tabarin, cioè un pezzo di stoffa che prende la forma di 1000 cappelli. Oppure abbiamo Muñoz che manipola l'acqua, cioè vede una cascata d'acqua che cade dall'alto, nell'acqua lui produce delle palline, le fa apparire, sparire, duplicare, fa il contact, che è questa tecnica di tenere le palle sulle mani che sembra che fluttuano nell'aria. Poi c'è il mago Ronzo con la sola imposizione delle mani, porterà un tocco di classe. Poi abbiamo un personaggio di una volta che era Manipolini, che non faccio da tanto tempo, è un mago molto imbranato e mi diverto anche a farlo nonostante l'abbia un po' trascurato, era una delle mie prime creature. Poi chi? Oh, Blanas, Ernesto Blanas, che riempie il palcoscenico di ombrellini, abbiamo detto tutti. Quest'anno purtroppo non ci sarà Felipe, che verrà a trovarci l'anno 21, è stato protagonista di tutte le altre edizioni. Abbiamo avuto un bel riscontro, il pubblico insomma ci vuole bene. Tutti questi personaggi è difficile insomma tenerli un attimino in riga, e come viene la scelta? No, gli ho fatto un'intervista per lo sport, no? Mi hanno chiesto, che adesso c'è, come si chiama, Ringo, no? Al Milan, che sta mettendo insieme tutti questi calciatori che continuano a cambiare. E un po' mi viene in mente come nel calcio, se tu hai in mano una rosa di 12 calciatori e poi ne arrivano altri 12, come fai a fare un'ottima squadra? Per fortuna che i maghi sono un po' più disciplinati, no? Allora sappiamo già per esperienza quale numero va in chiusura, quale va in apertura. E però alla fine poi si ritrovano tutti quei problemini tattici, tecnici, tipo 3 minuti per dare la possibilità all'altro di preparare, la luce rossa che si accende quando devi uscire, tu che hai le tasche piene di cose per riempire i vuoti, sono un po' il jolly lì dentro. Quest'anno però mi concedo un po' di più al pubblico, anche perché si sente un po' la voglia, sento il pubblico che vuole che io faccia un po' di più, quindi mi siamo concesso questa aggiunta. Funny Magic, tra l'altro, per te perfetto, perché è una magia appunto per far ridere, giustamente. Quest'anno hai puntato magari di più sul momento comico, o sono comunque molto bravi anche senza far ridere? Beh, abbiamo Norbert Ferré, che è campione del mondo di magia comica, quindi dobbiamo immaginarci anche questo, con 3 interventi, tutti molto divertenti. Chiaramente è una tradizione degli artisti stranieri molto diversa da quella italiana. Noi abbiamo in mente il cabaret, abbiamo in mente Zelig, queste cose. Là invece ci sono tempi molto più precisi, luci, colori, cose. Si respira una tradizione che da noi un po' manca, quindi per cui devo essere sincero, questo che facciamo è un grosso regalo a Milano, ma non perché, per far riscoprire un'abitudine. È una passione che è un po' andata persa per lo spettacolo vero, cioè quello del varietà, che oggi è diventato insostenibile per i costi e per tanti altri mille motivi, e per la televisione, per YouTube, perché la gente non va a teatro. Quindi questo è uno sforzo che va premiato, un giorno mi faranno una statua. Senti, presidente del CLAM, Club Arti Magiche, come sta andando il CLAM, soprattutto rispetto ai giovani, che so che guardate molto ai giovani? Oggi sono tutti sti figli di YouTube, no? I bimbi minchia si chiamano, che stanno sulla rete e fanno i giochi. Questo è molto bello perché la rete ha dato nuova visibilità alla magia, quindi per cui arrivano un'infinità di ragazzini che fanno solo giochi con le carte. Poi dopo però, sai, quando si scontrano con la realtà diventa cosa? Diventa esibirsi di fronte a un pubblico vero, e questa necessità non è la telecamerina che ti metti davanti, però questo stimolo di YouTube spinge i ragazzi a arrivare, per esempio, nel nostro circolo. Il nostro circolo non ha nessuna intenzione se non quella di promuovere la passione per l'arte magica, e detto questo, noi guardiamo questi ragazzi, su 10 ragazzi 5 se ne andranno, 3 diranno e un paio invece riescono a fare il saltino. L'anno scorso mi ha avuto Andrea Piccolini, un ragazzino di 16 anni che è arrivato qua, e 3 anni dopo l'abbiamo preparato ed è salito sul palcoscenico del Manzoni. Grande rischio da parte nostra, invece lui è andato benissimo, anzi quasi a livello di certi professionisti, e ce n'erano tanti. Quindi stiamo facendo una bella cosa, e dobbiamo anche dire grazie a YouTube, alla rete che avvicina molti ragazzi all'illusionismo. Non ci resta che invitare magicamente chi ci sta guardando a venire a vedere. Ascoltatemi attentamente, sto parlando con la voce di Silvano, il mago di Milano, dal 2 al 7 di gennaio al Teatro Manzoni.
terzo festival della magia, Funny Magic. Non è male. Sì, la bacchetta, facciamo sparire la bacchetta, via. Vediamo come siamo, inquadra così. 1, 2, 3, sparita. Hai visto?